Benvenuti a Cook Academy TV. Oggi una serie di ricette dedicate alla primavera. Sono qui con la mia fidata aiutante. Grazie. Che mi sopporta e mi supporta in tutte le vicissitudini, Maffi. Ciao. Ciao Maffi, grazie, perché senza di te non so cosa farei, lo devo dire veramente. Anch'io, anch'io. Allora, primavera, quindi cose più leggere, cose fresche, fiori, colori, ma anche elementi o l'idea di preparare delle ricette da mangiare anche in luoghi diversi. E la prima ricetta con cui partiamo è un tramezzino. E poi avremo un primo, un secondo, delle idee che possono essere utilizzate in tante situazioni, ma il menù di primavera come deve essere? Prima di tutto deve essere colorato, festoso e gioioso, viene da pensare, ma un po' tutte le preparazioni le possiamo adeguare. L'importante è che teniamo presente i prodotti di stagione. Per questi tramezzini primavera ho pensato di sostituire le classiche salse, la maionese o le creme al burro, con delle salse più leggere, delle salse a base vegetale. Quindi faremo una maionese, diciamo così, vegetale alle mandorle e un'altra maionese con una bevanda di soia aromatizzata con della senape e del curry. E cosa ci mettiamo all'interno? Naturalmente dei vegetali. E in primavera zucchine e asparagi fanno veramente la loro comparsa e li possiamo utilizzare dall'inizio, poi la zucchina la troviamo anche d'estate, ma in questo periodo poi sono gli asparagi quelli che abbiamo poco tempo e dobbiamo veramente sfruttarli. Allora Maffi, guarda, ti faccio vedere un attimo gli ingredienti. Allora, per la preparazione della maionese vegetale alla mandorla userò una bevanda vegetale alla mandorla con dell'olio di semi, dell'aceto di mele o di riso, un aceto più o meno forte a seconda del gusto personale, un pizzico di sale. L'altra salsa la invece utilizzerò una bevanda vegetale alla soia, sempre un olio di semi, senape e curry, naturalmente sale e pepe per aromatizzare. Poi abbiamo zucchine e asparagi, zucchine fatte al forno o grigliate e asparagi croccanti leggermente scottati, quindi li ho cotti in acqua ma li ho tenuti belli al dente perché vogliamo sentire il sapore. Allora procediamo subito con la prima bevanda. Maffi, guarda, ti passo il recipiente del frullatore di immersione e tu mi prepari la maionese alle mandorle. Okay. E ti servirà la bevanda alle mandorle, dell'olio di semi. Grazie. Che può essere mais o girasole, qualche goccia di aceto, il sale ce l'hai. Okay. E invece io preparerò la maionese con la bevanda di soia. La facciamo in contemporanea. Okay. Allora, versiamo la bevanda di soia nel bicchiere. Molte volte la quantità di olio può cambiare perché più olio mettiamo più diventa compatta. Okay. Quindi dipende anche dalla densità che noi vogliamo realizzare la nostra salsa. Mettiamo subito. È poca? No, va bene. Okay. Nel tuo caso metti un cucchiaino di aceto, io metto invece un pochettino di limone, lo spremo direttamente, un pizzico di sale, voilà, attenzione, ecco qua, ok, un pizzico di sale. A questo punto io andrò a mettere poi alla fine curry e senape, però nulla vieta che ognuno la può personalizzare secondo il proprio gusto. Okay. Personale. Ok, a questo punto con il frullatore a immersione, guarda, è importante tenerlo fermo sempre nello stesso punto, non dobbiamo muoverlo perché deve montare. Quindi così e versiamo a filo l'olio. Okay. Possiamo cominciare. Mi sa che ci siamo, Maffi. Vero? Mi sa di sì. Un altro po'. Guarda, un altro po', un ma altro vedi po'. Rimanendo. Okay. Ferme allo stesso punto si addensa. Io aggiungo un po' di curry e un po' di senape.
direi che ci siamo. Visto? Semplicissimo. Vediamo. Una cosa estremamente facile. Sì, no, ma è molto semplice. Però poi sicuramente questa è più leggera, non avendo le uova, ma anche per la bevanda. Okay. La quantità di olio c'è sempre, vedi? Molte volte si aggiunge della curcuma sia per il gusto ma anche per il colore, se vogliamo riproporre il colore della maionese. Io ho pensato di fare questa perché ho pensato a un bel picnic, perché in prima nera... Il tramezzino fa picnic. Sì, ma anche il pasto che a volte ti porti dietro, perché magari è un po' non la cosa che viene consigliata, ma un tramezzino fatto in questa maniera è leggero e per tutti. Allora, guarda qua, vediamo. Ti passo una fetta di pane, guarda, sì, te l'appoggio qui sopra, okay, me la spalmi con la tua salsa. Ecco qua. Abbiamo detto che facciamo questa qui con la bevanda di soia, con l'asparago e l'altra con la zucchina. Ma un'altra cosa importante nel momento in cui dobbiamo realizzare queste maionese vegetali, che ti dirò la verità, le prime volte non mi venivano, ma perché non facevo attenzione al prodotto che usavo. Non venivano perché ci sono molte bevande che sono addizionate di alcuni elementi oltre allo zucchero che poi non fanno montare. Ah, okay. Invece queste bevande vegetali hanno la caratteristica di essere con pochissimi ingredienti, quindi si parte proprio dalla realizzazione. Per esempio quella di mandorla, partono con la lavorazione della mandorla vera, non di un prodotto già semilavorato. E in più è un'azienda che è qui del territorio, quindi sai, io sponsorizzo se posso sempre i prodotti del territorio, i prodotti che sono sempre quelli vicino a noi, no? Quindi cerchi sempre, non per questo non è che non usiamo i prodotti stranieri, anzi ce ne sono buonissimi, però siamo sempre un po' più contenti di avere questa la realtà. Poi hanno una filiera controllata, quindi sia in relazione alla mandorla oppure in relazione a quella che è la soia, fanno una scelta proprio del prodotto, proprio all'origine. E naturalmente ci pensano loro, perché noi quando andiamo a comprare dobbiamo scegliere il prodotto di un'azienda che ci dà fiducia. Sono riportate la provenienza, perché per esempio la mandorla è italiana, siciliana, e quindi questa cosa mi piace molto, mi fa, così come magari succede anche per le farine, per altri prodotti, nella stessa maniera succede anche per queste bevande che poi ne usiamo sempre di più. Allora, guarda il nostro tramezzino. Bellino. Qui ho messo, però a questo punto ne vado a mettere un altro strato, perché non sia mai il tramezzino che sia asciutto deve avere le salse, Però in questo caso, invece di una crema al burro o di una maionese, io uso questo elemento che è molto più leggero. Ecco qua. E quindi anche se invece di uno me ne mangio due, va benissimo. Certo. Ecco. Poi faccio un'aggiunta. Prendo un pochettino di rosmarino. Lo trito leggermente, sottile sottile, ma appena un po', gli voglio dare il profumo. Un profumo di erba aromatica, in questo caso io uso il rosmarino, ma potrebbe andare bene anche del semplice prezzemolo o basilico, oppure secondo il proprio gusto personale. Andiamo a chiudere, guarda, facciamo un change, guarda, e tu aspetta, metti, perché questo facciamo i tre strati classici. Vai. Allora qui spalmi con abbondante, sì, la mia, con la tua, quella alle mandorle, la maionese alle mandorle, e io invece qui vado a mettere delle zucchine. Zucchine grigliate, noi sono delle zucchine fatte al forno, in questo caso tagliate sottili, passate al forno a 180 gradi per 5-10 minuti, vedi? E li usiamo come farcitura. E vado ad aggiungere un elemento croccante, perché nell'altro strato gli asparagi, che con questa maionese aromatizzata la senape, a mio giudizio ci sta molto bene, okay, ma in questo caso, e quelli rimangono già croccanti, okay, in questo caso vado a mettere un po' di mandorle a lamelle. Che con, ecco, la zucchina qua sta benissimo. Ci sta bene. Vero? A questo, okay, punto
prendiamo, vado a unire gli ultimi strati. Voilà. Certo che questo è un signor tramezzino, eh? Allora, ultima operazione, presentazione del tramezzino. Allora, diciamo che ho pensato di fare una ricetta come questa per venire incontro a chi ha esigenze che magari non vuole utilizzare delle uova, ma queste salse ottenute con queste bevande, che sono molto semplici, tanto ormai le utilizziamo tutti in casa, anche per al posto del latte, anche per fare il cappuccino, per i dolci, tantissimo per i dolci. Guardate, cosa dici, Maffi? Direi che lo stuzzicadente ci vuole, perché il tramezzino senza uno stuzzicadente diciamo che lo stuzzicadente aiuta la forma triangolo, la forma, questo sì. Poi ognuno lo può tagliare o divertirsi e sbizzarrirsi, però ci sente proprio il profumo anche delle erbe aromatiche, in questo caso del rosmarino. Consiglio di farlo riposare in frigorifero un'oretta, perché si amalgamano un po' i sapori e naturalmente, visto che è primavera, qualche fiore ci sta, perché sono naturalmente fiori eduli. Che dici? Direi che il nostro tramezzino primavera va bene per un picnic, va bene per un aperitivo, va bene per un antipasto, anche per una merenda. E sicuramente realizzato in questa maniera, con queste salsine che sono quelle che ci fanno sempre un po' più ansia, ne possiamo mangiare anche più di uno. Maffi, dai, prepara un bel gin tonic, che ci siamo. Tramezzini di primavera. Ingredienti: 6 fette di pane per tramezzini, 100 ml di bevanda di mandorla non dolcificata, 190 ml di olio di girasole, un cucchiaio d'aceto di mele, sale, 50 g di mandorle a lamelle, una zucchina grigliata. Farcia asparagi e senape, 60 g di bevanda di soia non dolcificata, 100 g di olio di mais, 10 g di olio evo, un cucchiaio di senape, un pizzico di sale, succo di limone curry e un mazzo di asparagi bolliti. E come primo piatto faccio le farfalle. Direi che per la primavera sono perfette. Certo. Una pasta fresca, però non è scontata, è particolare. Prima di tutto perché facciamo fave pecorino e asparagi, e poi una pasta fresca con della maggiorana, che viene detta a volte martellata. Guarda, ti dico gli ingredienti che mi occorrono. Okay. Per la pasta: farina, tuorlo, vino bianco, maggiorana e pepe. Okay. Invece tu hai gli ingredienti per la salsa, che è scalogno, fave, asparagi, olio, sale e pepe e un goccino d'aceto e naturalmente pecorino. Guarda, io comincio subito con la pasta. Tu nel frattempo fai rosolare lo scalogno. Ok. Quindi, pasta fresca, casa nostra, siamo cresciuti che mettevano sull'acqua e nel frattempo facevano le tagliatelle a casa tua, Maffi. Anche a casa mia. Sì, e quindi... Tradizione. Infatti mi dicono, ma come fai presto? Per noi è normale. Allora, questa impasto qui... E ci sono solo tuorli, quindi rimane più ricca e più, direi, proprio morbida. Un po' di pepe, il pepe gliel'ho messo perché qua abbiamo il pecorino, quindi mi ricorda un po' la cacio e pepe, no? Si sposa bene. Ecco. Poi vino, che il vino va a sostituire tutta quella parte di liquido che manca perché abbiamo messo solo i tuorli. Quindi la quantità di liquido dipende un po' dalla densità e da come assorbe. Ma soprattutto qui abbiamo una farina che è già speciale per pasta, diciamo così. Perché io molte volte mi ritrovo a dover utilizzare magari una farina 00 con l'aggiunta di semola. In questo caso è una farina già preparata, mi viene da dire, già pronta, apposta per la pasta, dove c'è della farina di grano duro che dà la rugosità, mantiene di più il, diciamo così, quello che viene detto al dente, no? Quindi la consistenza dell'impasto e proprio del prodotto cotto. E poi c'è il grano tenero, che è la classica farina 00, quindi una farina che è nella normalità dell'uso di tutti i giorni. Ma con questa miscela abbiamo una pasta fresca che riesce ad essere rugosa,
ma nello stesso tempo di facile utilizzo quando la vado a tirare al mattarello, perché io la tiro al mattarello, mica la macchina, quindi ho bisogno che la pasta sia quella giusta. Come da tradizione. Sì, e quindi il grano duro mi dà proprio questa tenuta e la superficie ruvida. Maffi, se lo scalogno è rosolato, sì, vai con le punte degli asparagi e anche la parte che abbiamo tagliato e fai rosolare leggermente con un po' di sale e pepe, poi vai ad aggiungere le fave sgusciate. Si cuociono direttamente qui in padella, quindi le fai andare piano. Allora, guarda, io ho la pasta riposata, vado di mattarello e comincio a tirarla, perché dovrò inserire all'interno la maggiorana. Quindi c'è un doppio lavoro. Maffi, bagna con un po' di acqua di cottura. Okay. Ok. Allora, a questo punto, guarda, andiamo ad inserire le foglioline di maggiorana. Qui poi voi a casa potete usare il timo, il prezzemolo, il basilico. La pasta fresca ci dà la possibilità di lavorare con mille gusti, mille profumi. L'importante è avere un impasto di base di farina ed uova giusto. Quindi la scelta della farina come questa speciale per fare la pasta ci aiuta molto, sia nel momento in cui andiamo a tirarla, come in questo caso che vedi la devo lavorare due volte. Ecco qua, quindi questa maggiorana, oltre a dare il sapore e il profumo, me sa la va di primavera, Cri. Insomma, siamo in primavera. Ma però pensa in questa maniera quanti tipi di pasta poi possiamo fare per tutto l'anno, veramente possiamo giocare con mille gusti, mille sapori. Ecco qua, la possiamo lasciare leggermente spessa, non eccessiva, perché andiamo a fare le farfalle. Ecco qua, a questo punto rotella zigrinata, tagliamo dei quadrati. Adesso qui mi aiuti, che appena l'acqua bolle noi cuociamo, così testiamo subito la ricetta. Vado, ecco qui, anche se sono irregolari va benissimo, anzi la pasta fresca fatta a mano non deve essere tutta uguale, no? Troppo perfetta non va bene. Guarda, così, e poi li stringiamo e facciamo le farfalle. Ti aiuto. Mi dai una mano? Vedi che è leggermente spessa. Naturalmente, avendo il grano duro, mantiene anche la cottura, perché queste paste qui hanno bisogno di avere un po' di consistenza e non riusciamo questa a tirarla eccessivamente sottile, perché all'interno c'ha le foglioline di erbe aromatiche. Ecco qua, si possono fare asciugare e usare anche in un secondo tempo, ma noi siamo pronti. Sai, alcuni li chiamano anche strinchetti, mi questi? Sa, vero? Ho trovato in alcune zone, perché la pasta fresca, come ogni zona, c'ha la sua. Ecco qua. A Rimini come le chiamate? Ma queste sono le farfalle, però ho sentito anche a Rimini, da delle signore, i strinchetti. Maffi, passami la mandolina, prendi, che ci siamo. Guarda, vedi come rimangono belle compatte, già si vede. Ecco qua, adesso le mantecchiamo. Sì, guarda, sposta l'acqua. Okay. L'acqua la teniamo perché ci può servire per mantecare. Pecorino abbondante. Ecco qua. Mantechiamo. Mi passi anche il piatto di portata? Tieni. Profumo c'è. Profumo c'è. La vista anche. Anche. Vedo un goccino d'acqua. Un goccino d'acqua, perché quando mantecate c'è quel momento in cui appena un po' di acqua aiuta a far mantenere l'amido, a sciogliere, a legare. Ecco qua. Ci siamo. Che profumo. Perché c'è il pepe, il pecorino che mi ricorda un po' il cacio e pepe. Abbiamo gli asparagi. Che ti ricorda la natura. Qua un po' di salsina, completiamo con del
erbettine fresche, spegni pure. Una grattugiatina di pepe. E visto che siamo primavera, anche due fiori, fiori edoli. Che... Il sole c'è. Maffi, guarda, per noi la primavera è arrivata, le nostre farfalle con asparagi, fave, pecorino e pepe nero, che profumo. Fantastiche. Farfalle martellate con asparagi, fave e pecorino. Gli ingredienti sono: per la pasta 300 g di farina per pasta fresca, mezzo bicchiere di vino bianco, due tuorli, maggiorana, pepe. Per la salsa uno scalogno, olio, sale e pepe, un mazzo di asparagi, 150 g di fave sgusciate, 200 g di pecorino grattugiato. In questa puntata parliamo di primavera, infatti il nostro menù è totalmente primaverile. Nella primavera l'alimento che un pochino regna è quello tipicamente detossificante del mondo dei legumi, ci sono le fave, ritroviamo le fave, che possono essere consumate sia crude, e questo andrebbe benissimo anche come spuntino per i bambini da alternare a frutta, oppure cotte, come nella ricetta che vediamo. Le fave, quando sono cotte, vanno abbinate a qualcosa di un pochino più sapido, come i formaggi, e soprattutto vanno abbinate con un alimento un pochino più proteico, come i formaggi per l'appunto o la carne, in modo da equilibrare un pochino tutto il valore nutrizionale. Sono un alimento molto ricco di ferro e di rame, che insieme permettono di legare un pochino di più il ferro all'interno del globulo rosso, e quindi ideali per chi soffre di anemia, per chi fa attività fisica e ha bisogno un pochino di recuperare l'energia, oppure per chi con la primavera inizia ad avere uno stile di vita molto più attivo. Un aspetto importante è per le persone che soffrono di favismo. Queste persone non devono consumare le fave perché sono portatrici di una modifica a livello genetica sui globuli rossi, e quindi per loro può essere un alimento non particolarmente tollerante o comunque sia non indicato. Buon appetito a tutti! E come ultima preparazione in questo menù di primavera, un piatto che diciamo non ha stagioni e quindi lo possiamo mettere dove vogliamo. Il baccalà è presente in tutte le regioni, in tutta Italia. Ti piace il baccalà, Maffi? A me non particolarmente, piace molto alla mia mamma. Ah, e quindi a volte e quindi si cucina. La ricetta la posso preparare per lei. Beh, perché guardo non come... si cucina solo per noi, ma si cucina anche per le persone che vogliamo, abbiamo affetto e vogliamo bene. Allora, gli ingredienti di questa ricetta sono cipolla, acciughe, peperoncino, rosmarino, vino bianco, olive, naturalmente baccalà, pomodorini, patate e vino. La prima cosa, metto in ammollo il baccalà con il latte. In questo caso ha la funzione proprio di addolcirlo, di fargli perdere magari una parte un po' più di sale, perché il baccalà è il merluzzo essiccato e salato che poi va ammollato e lo troviamo già pronto. Quindi intanto lo lasciamo. A casa voi avete tempo, lo potete mettere anche la sera, ma ci vorrebbero 2 ore, sono già sufficienti. Intanto mi triti finemente la cipolla. Okay. Un'altra cosa che bisogna fare un attimo d'attenzione quando noi andiamo a cucinare e quali utensili dobbiamo utilizzare, quali attrezzature. Già con poche attrezzature riusciamo a fare tanto. Adesso al giorno d'oggi abbiamo una marea di attrezzature e la scienza ci viene incontro proprio perché è cambiato il modo di fare cucina. Ma il primo elemento, la prima attrezzatura sono i tegami. Quindi, fondamentale. Giusto. Diciamo che esiste ogni tegame per ogni tipo di cottura. In questo caso io devo fare una cottura che poi sarà lenta, dolce, non deve essere troppo selvaggia. Quindi io ho scelto di utilizzare questa padella casseruola, diciamo così. È una padella che prende ispirazione un po' dall'Oriente, che ricorda il wok. Quindi questa forma arrotondata ha la capacità di contenere più elementi e nel momento in cui cuociono evaporano abbastanza velocemente, ma nello stesso tempo posso fare quasi degli strati perché è abbastanza alto. Io lo uso anche per friggere perché riesco a mettere una buona quantità di olio. Poi in questo caso abbiamo un fondo, in questo caso è un'azienda italiana e ce lo ricorda guardando
il culo della padella, quindi di conseguenza si dice pure, no? Ed è fondamentale. E un'altra cosa al giorno d'oggi importantissima, possono andare sulle piastre tradizionali oppure sulle piastre a induzione, perché ormai tutte le nuove cucine sono quasi tutte induzione. Anche qui la tecnica ha fatto dei cambiamenti sulle nostre abitudini. Allora, scaldiamo bene la nostra padella, mettiamo la cipolla tritata, okay, e l'olio un po' abbondante, lo facciamo prima scaldare. Vado. Vai pure. Io qui ho già preparato il trito di acciughe, peperoncino, prezzemolo, anzi no, rosmarino. In questo caso abbiamo usato rosmarino in questa ricetta. Guarda, lo puoi aggiungere qua, Maffi, per favore. Questo trito così abbondante e così aromatico ci serve proprio per far tirare fuori tutti i profumi e i sapori che poi andranno trasmessi agli altri elementi. Il baccalà di per sé nasce come prodotto che dove è sapido, non ha un gusto rimarcato, ma dipende quali che sono gli elementi che poi andiamo ad aggiungere. Altra cosa importante, quindi olio che fa da veicolante. Inizio, mandiamo la padella un po' alta, poi abbassiamo, mettiamo un pochettino più basso, mi passi le capentole, e andiamo a girare e facciamo diciamo stufare questo fondo, lo facciamo andare piano, deve essere dolce. Senti già i profumi che vengono fuori. Più la tostatura è prolungata, quindi abbiamo bisogno di un tegame che mi mantenga una temperatura bassa, più i profumi verranno fuori. A questo punto andiamo ad aggiungere il nostro baccalà ammollato nel latte, lo scoliamo, alziamo nuovamente la fiamma e lo facciamo leggermente rosolare. Guarda che sia al massimo. Aspetta. Grazie. Io ho preparato già i pomodorini tagliati, potete usare anche una passata di pomodoro, però cominciano a esserci pomodorini freschi, quindi si possono usare tranquillamente. Ecco qua. A questo punto facciamo rosolare e una volta rosolato sfumiamo con un po' di vino. Voi date qualche altro minuto, procediamo e poi aggiungiamo il pomodoro, che sia passata o pomodorini. Ecco qua, abbassiamo la temperatura, facciamo cuocere dolce, mettiamo anche le patate, se occorre aggiungete un po' di acqua o di brodo vegetale e deve cuocere per una quarantina di minuti. Ecco Maffi, guarda, cotto. Naturalmente un'ora e mezza, un'ora e tre quarti si controlla, controlliamo anche le patate che siano morbide, aggiungiamo le olive, ecco qua, guarda, questo è un piatto che è veramente un piatto unico. Invitante, vero? Direi. Sì, per la tua posso mamma. Posso invitare la mia mamma? Brava, guarda, te la do da portare a casa, te la do col tegame e tutto, non sto neanche a metterlo nel piatto, così arrivi a casa, lo scaldi, anche perché queste preparazioni sono quei piatti che se li prepari anche prima e li puoi lasciare, in questo caso lo puoi lasciare anche nel tegame perché non ha controindicazioni, non è che è un tegame d'alluminio che non può conservare eccetera, lo tiri fuori, lo scaldi e lo porti in tavola. Quindi questo è il nostro baccalà di primavera, ma per la mamma nostra Maffi. Baccalà al tegame. Mezzo chilo di baccalà già ammollato, latte, 250 g di pomodori maturi, 60 g di olive nere snocciolate, mezza cipolla bianca, mezzo bicchiere di vino bianco secco, olio extravergine di oliva, 4 filetti di acciuga sott'olio, prezzemolo, rosmarino, aglio, peperoncino fresco, 400 g di patate, sale e pepe nero di mulinello. E mi raccomando, seguiteci sui social.